Buonasera a tutti. Ci scuserete se c'è stato qualche inconveniente. Prima la pioggia, poi ha spiovuto con la preghiera di Don Giuseppe. Qualche problema con l'audio, ma l'importante è essere qua. Oggi qui a Bianchi, per la prima volta dopo l'intitolazione di questa piazza al generale Carlo Alberto dalla Chiesa, nel marzo del 2014, ad opera dell'allora sindaco Francesco Villella e della presenza dell'allora comandante colonnello dei Carabinieri Ferace, Francesco Ferace di Cosenza, intitolammo questa piazza. Dal 2014 ad oggi non ci è stato portato mai un fiore. E io con i miei amici dell'amministrazione comunale, vice sindaco, assessore e consiglieri, abbiamo sentito il dovere morale, civile e anche religioso nel ricordo, di ricordare un uomo che probabilmente per molti non lo conoscono, visto che è stato ucciso dalla mafia il 3 di settembre, come oggi, il 1982. Allora io ricoprivo anche la carica di sindaco di questo paese, ero onorato. Ebbene, abbiamo deciso di ricordare quest'uomo, non con una manifestazione pomposa, semplice. E di questo ne ho fatto subito tesoro e ho parlato col capitano qui presente, Matteo Bologna, comandante dei Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Rogliano, il quale, come io ho proposto questa nostra idea, felicissimo di assecondarci, anzi eravamo già volati oltre, i tempi ristretti, ci siamo ritrovati oggi qua. Per dire la verità, doveva esserci anche il presidente della Commissione Antimafia, senatore Morra, che fino a sabato sera era qui con noi. Poi, comunicazione per questioni politiche e di governo, l'hanno trattenuto a Roma, che lui l'aveva detto, salvo imprevisti romani. E quindi si scusa di questa sua assenza. Anche il colonnello comandante provinciale dei Carabinieri ha mandato un messaggio di solidarietà, di riconoscenza all'amministrazione comunale, a Bianchi tutto, e alla stazione dei Carabinieri di Bianchi per questa ricorrenza. Innanzitutto un sentito ringraziamento a tutta la comunità di Bianchi che ha sentito il dovere di essere qui con me, con noi, in questa occasione. Di ricordare, dicevo, un uomo che probabilmente molti non conoscono. Un sentito ringraziamento alle forze dell'ordine di Bianchi che si prodigano sempre per il bene comune, alla stazione quindi di Bianchi veramente un grazie. Al comandante, che dire, siamo onorati della sua presenza e della sua celerità e della sua comprensione. Saluto anche il sindaco che è andato via, poc'anzi il sindaco di Pedivigliano, l'avvocato Lia Pascuzzi e Lia Leone, che ci ha onorato della sua presenza. Saluto tutti quanti voi, rappresentanti delle associazioni, cittadini tutti, che avete voluto onorare questa memoria. Io non mi dilungo molto, soltanto per dirvi che ci troviamo qui davanti a questa targa marmorea che porta il nome del generale della Chiesa per affermare ad alta voce che il generale è ancora qui con noi. Sono 37 anni che la mafia l'ha portato via ai propri cari, alla famiglia, al popolo, all'Italia, nel lavoro che lui svolgeva contro la mafia, contro l'andrangheta, contro la criminalità organizzata. Un uomo lasciato solo che purtroppo è stato ammazzato. Ebbene, noi oggi lo ricordiamo dove diciamo che questa sua fedeltà alla patria, l'onestà e il senso civico e l'impegno non sarà mai dimenticato. Di questo noi dobbiamo fare tesoro. Questo è il motivo perché noi oggi vogliamo ricordarlo, mandare questo suo messaggio.
dalla Chiesa ha tracciato la strada della speranza dell'Italia tutta, principalmente dei siciliani, dove lui ha combattuto. Poi ha portato in tutti quanti noi quello slancio che avevamo bisogno per portare avanti quella onestà, per rappresentare un esempio che noi dobbiamo seguire. Quindi per rafforzare la cultura della legalità, soprattutto nei giovani, affinché il passato ci aiuti a comprendere meglio il nostro presente. Il nostro pensiero, la nostra vicinanza è rivolta a quante donne, uomini, magistrati e forze dell'ordine ogni anno rischiano la vita e sono impegnati nella lotta alla criminalità organizzata. Tanti libri sono stati scritti su Dalla Chiesa, impegnato nella lotta alle organizzazioni terroristiche e mafiose. Un condottiero inflessibile che ha pagato col prezzo della vita. A distanza di anni dalla sua esecuzione mafiosa il 3 settembre è vivo ancora il ricordo dentro di noi, la sua carica umana, il rigore morale che hanno accompagnato l'azione di Carlo Alberto Dalla Chiesa nei diversi territori e incarichi nei quali è al servizio del Paese, anteponendo il bene comune ad ogni altro interesse. Sentimento questo che vive e rafforza l'impegno di quanti agiscono quotidianamente a difesa della libertà, della giustizia e della civile convivenza. E oggi le forze dell'ordine che sono qui sono degni rappresentanti. Il generale è simbolo dell'Italia migliore, il cui omicidio spietato non potrà mai essere cancellato dalla memoria degli italiani. Ha combattuto la mafia con competenza, coraggio e dedizione. Ci ha lasciato un grande insegnamento. La lotta alla criminalità organizzata non deve essere considerata una questione solo siciliana. Come giustamente diceva Don Giuseppe, anche noi calabresi non siamo immuni e abbiamo bisogno di questo. Quindi la commemorazione di questo anniversario pertanto può essere un'occasione per rafforzare la cultura della legalità, soprattutto nei giovani, affinché il passato aiuti a comprendere meglio il nostro presente, il nostro pensiero, la nostra vicinanza è rivolta quindi a quanti uomini e magistrati e forze dell'ordine ogni giorno rischiano la vita e sono impegnati nella lotta alla criminalità. Grazie. La parola a Capitano Bologna. Grazie signor Sindaco, spero di riuscire a farmi sentire da tutti in questa circostanza. Oggi ricordiamo il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ricordiamo sia l'uomo sia l'ideale, un uomo che ha sacrificato la propria vita per lottare contro la criminalità organizzata, a prescindere dal fine che questa si ponesse. Io sono piemontese e lui era piemontese, quindi io sono piemontese come lui. Lui ha lottato anche da me, ha lottato anche al nord, non ha lottato semplicemente solamente al sud, ha lottato al nord per fare fronte ad altri problemi, perché là comunque anche c'era una criminalità organizzata, non aveva finalità mafiose, ma sovversive, le chiamavano Brigate Rosse, le chiamavano Anni di Piombo, ma sempre criminalità organizzata era. Nell'evoluzione della sua carriera e dei suoi incarichi istituzionali fu poi mandato come prefetto, accettando un incarico che lo privava di fatto della divisa che lui con tanto onore indossava, nella città di Palermo, che poi lo vedeva cadere il 3 settembre 1989. Noi siamo qui anche però, al di là che per ricordare l'ideale, anche per ricordare l'uomo. L'uomo, il suo sacrificio, quasi ogni carabiniere ha una famiglia, ha una moglie, ha dei figli. In questo caso, nel caso del generale, la sua seconda moglie, perché lui era vedovo della prima, cadde insieme a lui, fu assassinata insieme a lui, Emanuele Santi Cacà. Non ci dobbiamo però dimenticare che anche oggi l'arma, per svolgere i suoi compiti istituzionali, in quanto è una delle più grandi e complesse amministrazioni dello Stato e della Repubblica, versa quotidianamente il proprio tributo di sangue. Quest'anno l'Arma dei Carabinieri annovera 4 caduti
nello svolgimento dei compiti di polizia giudiziaria, annovera un caduto per un incidente di servizio e, dato che anche questo ci deve far riflettere, atteso il carico anche emotivo e di stress che caratterizza la nostra figura e i nostri compiti, ha avuto ben 6 casi di suicidio. Questi sono dati ovviamente relativi all'anno 2019 a partire dal 1° di gennaio. Fare il carabiniere è un lavoro pesante, è un lavoro che si cerca di fare con onore, con dignità, e noi siamo qui oggi, io sono qui oggi a nome dell'Arma dei Carabinieri, sono qui presente per rinsaldare il rapporto con l'amministrazione comunale di Bianchi, per ricordarvi che i carabinieri sono presenti per qualunque vostra esigenza e qualunque vostra necessità. Grazie ancora di aver organizzato questa splendida occasione. Grazie. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, invochiamo Dio nostro Padre, non esibendo una devozione puramente esteriore, ma proclamando con tutta l'anima la grandezza del suo amore. Diciamo insieme: donaci, Signore, lo spirito di pietà. Donaci, Signore, lo spirito di pietà. Dio clementissimo, ricordaci sempre le tue meraviglie. Fa che attraverso questo segno visibile riscopriamo i prodigi della tua misericordia. Preghiamo. Donaci, Signore, lo spirito di pietà. Fa che questa immagine ci aiuti a divenire adoratori, spirito e verità, e autentici testimoni del tuo Vangelo. Preghiamo. Donaci, Signore, lo spirito di pietà. Insegnaci a pregare senza mai stancarci sull'esempio di Cristo tuo Figlio, e fa che, perseverando in preghiera, viviamo al servizio del bene. Preghiamo. Donaci, Signore, lo spirito di pietà. Dispensa alla tua Chiesa tesori di pietà e di santità, e fa che questi umili segni giovino all'edificazione del tuo regno. Preghiamo. Donaci, Signore, lo spirito di pietà. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Benedetto sii tuo Padre, origine e fonte di ogni benedizione, che ti compiaci della crescita spirituale dei tuoi figli. Mostraci la tua benevolenza e fa che, portando questi segni di fede e di devozione, ci impegniamo a conformarci all'immagine del Figlio tuo Gesù Cristo, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Dio, che in Cristo ha rivelato la sua gloria, vi conceda di imitarlo con la santità della vita, perché possiate contemplarlo faccia a faccia nella beatitudine eterna. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. E viva la nostra patria e viva l'Italia!